Sta piovendo, no, non c'è da, prendi la posta tu, perché lui, poi ci sono grandissime novità qui, per cui ve le mostrerò tutte, lei le faccio vendere tutto, vendi tutto, Naomi ha raccolto tutto dalla cassetta postale, vediamo cosa ha trovato. Questa è la bolletta, la destinataria non è Naomi, ma fra poco noi dobbiamo andare a ristrutturare la camera di un bambino, per cui tu, gioia mia, sei a posto con tutto? Penso di sì, parla con le piante, quindi sta bene, andiamo a lavorare. Oh, tanto per cambiare, siamo in Marocco, si vede che i marocchini non sono proprio contenti di come sono state arredate le loro case. Saluta quello lì e poi bussa alla porta, perché abbiamo da fare una stanza per i bambini, per cui dobbiamo parlare prima di tutto con i bambini. Presentazione amichevole. E cominciamo a parlare con lui, vediamo cosa può mai volere lui, il ragazzino. Dobbiamo sapere, mi diano un colore per piacere. Allora, discuti delle tendenze di arredamento, speriamo non mi dica tutto, non mi piace questo, non mi piace quell'altro. Altre scelte amichevole, vediamo se c'è il colore preferito. Oh sì, chiedi del colore preferito, finalmente. Questo non ce lo dirà qui, ma ci risponderà qui, spero. Allora, gradisce il colore arancione. Ok, a noi interessa parlare più con i bambini che altro, e qui ci dovrebbe essere anche, esatto, c'è un'altra piccola cabur. Presentazione amichevole, non gli piace l'organo, meno male, e è arrabbiato, lasciamolo perdere, parliamo con la sorellina. Noi sappiamo che al bambino piace il colore arancione. Vediamo con la sorellina, decoratore d'interni. Ma cosa scatta una foto del prima? Allora, altre scelte amichevole, presentazione amichevole, vai a presentarti alla bambina. È inutile che parli con gli adolescenti, perché non è per loro la camera, è per i bambini. Dai. Perché non puoi presentarti alla bambina? Vai qui. Santo cielo, ma perché deve essere tutto così complicato? Non è con lei che devi parlare. Sì, va bene, adesso però parla con la piccola, presentazione amichevole. Vai dalla bimba. Fila. Oh, santo cielo, ma è difficile, eh? Adesso vediamo se anche lei ci dice il suo colore preferito. Ok, salutata, bene, ok. Non le piace la cucina. Altre scelte amichevole, vediamo solo se ci dà un colore.
chiedi altre scelte, discuti, non c'è chiedi del colore. Perciò andiamo direttamente su discuti dei motivi. Per ora mi hanno detto solo quello che non gli piace. Al ragazzino piace l'arancione. Poi vediamo decoratore di interni. Discuti, chiedi di vedere la tavola stilistica, ci dirà qualcosa. Se la smettesse sta creatura di parlare con suo padre, nessuno di loro è vestito come li ho vestiti io, perché li ho vestiti tutti da marocchini. Questa è la tavola stilistica, ma non mi hai detto niente, gioia mia. Ok, non le piace, discuti delle tendenze di arredamento, non le piace il moderno, quindi escluderemo il moderno e ricordiamoci di fare la foto del prima. Dai, ti prego bimba, dacci qualche altra indicazione. Tu sei ancora arrabbiato, ci puoi dare qualche altra indicazione? Basta che non mi diano un altro, non mi piace questo, non mi piace quest'altro. Chiedi dei motivi preferiti. Lui è triste perché ha perso la festa. Mamma mia ragazzi, quanto siamo difficili. Che motivi hai preferiti? Vediamo, ce lo dici gioia, così vi mandiamo via e non ci rompete più le scatole? E non mi dire che non ti piace qualcosa, non gli piace la cucina. Va bene, allora niente cucina, niente padelle, niente arredamento moderno e niente organo a canne. Ok, manda via il cliente. Dobbiamo individuare la camera dei bambini. Ok, ti lascio lavorare, ci vediamo dopo. Allora, la camera dei bambini me la ricordo che era qui, non l'ho fatta io questa casa. E adesso andiamo di speed build. Thank you.
Ok, direi che ci siamo. Sì, c'è un tanto arancione, ma è l'unica indicazione che mi hanno dato, io che ci posso fare. Ok, chiama i clienti, speriamo che vada bene perché non lo so, sinceramente. Facciamo una, due, due, tre e tre. E speriamo. Dai, chiama sti clienti. Che vediamo se i bambini sono contenti, perché qui devono essere contenti i bambini, soprattutto, no? Yes, voglio sfoggiarlo personalmente, per cui vai con la bimba, rivela la ristrutturazione. Vediamo cosa ne pensano. Forza, rivela. 600, ma nemmeno l'hanno guardato. Bel lavoro, i clienti sempre erano contenti dello spazio appena ristrutturato. Ok, sono contenta, manco l'hanno guardato. Per cui siamo tornati a casa, ragazzi, e qui c'è promosso responsabile degli spazi. Fantastico, è a livello 3. Giorno libero, anche ricevuto 485 nuovi abiti e a questo punto gli ristrutturiamo un po' la casa, perché vi devo dire, adesso voglio vedere che nuovi ingaggi ha. Camera da letto, cabina armadio, una stanza, una cucina, un bagno, lui ha già ristrutturato il bagno di Brooklyn. Ristrutturazione di un piano, inizia mercoledì, dai, dopo glielo facciamo prendere, addirittura di un piano, però vi devo raccontare questa cosa. Quando ho preso l'ingaggio di una stanza c'era ancora la famiglia, quella povera del Marocco per la camera da letto e lì non me la sentivo. E poi c'era una certa famiglia Greenburg. Io senza pensarci troppo ho preso la famiglia Greenburg e mi sono accorta che lui non si muoveva, non andava al lavoro, perché la famiglia Greenburg è lui. Ha chiesto allora alla sua donna, a Naomi, tutti i gusti che lei aveva. Lei ha risposto che le piaceva il bianco, che le piaceva l'arredamento, contemporaneo e, il bianco e il blu. Allora abbiamo dovuto spendere soldi per rifare la casa, perché ormai l'incarico l'aveva preso. E ha fatto tutto un po' bianco perché bianco e blu insieme non li ho voluti mettere. E quindi adesso lui si è speso un sacco di soldi per la sua casa, però ne ha riguadagnati perché poi hanno venduto un sacco di cose. Adesso la sua casa è così e Naomi non era per nulla contenta. È entrata in casa, gli ha detto: ma tu sei matto, ma cosa hai fatto? Non mi piace. E quindi adesso se la tiene così lui, poverino. Era tutto entusiasta lui di averle fatto il bianco, il contemporaneo, evidentemente a lei non andava bene. Perciò io direi di cominciare a... Naomi sta effettuando la verifica di alcuni modelli di voto dei progetti per lo spazio comunitario e scopre che le preferenze a supporto di un progetto di recente promulgazione sono state calcolate in modo inesatto. L'opinione pubblica si infurierà per il giardino comunitario che ha sostituito il mercato o non ci farà caso? Oddio, Naomi è una che insabbia tutto. Il sotterfugio di Naomi ripaga, riesce infatti a ricevere come gratifica un regalo dall'azienda che gestisce, meno male. Vedi, gli insabbiamenti, non si dovrebbe, Naomi, non si dovrebbe.
Comunque adesso la casa di Knox dentro è bellissima, a me piace un sacco, però fuori non è proprio il massimo. Quindi io vorrei ristrutturargliela un pochino, vedete, hanno speso anche per adeguarsi con l'elettricità. Oh no, Naomi è passata di età, l'età adulta. Ma come? È già adulta Naomi? Io che volevo portarli in campagna loro. Anche lui è adulto. Dai, baciala. Baciala e racconta una barzelletta. Va bene, poi aspettiamo domani, eh. E non so. Magari dedico un breve episodio alla ristrutturazione della sua casa. Ok, fai fichi fichi sotto la doccia, giusto perché si è rifatto anche il bagno. Immergiti in cerca di brividi. No, dai, che poi si sporcano tutti. Facciamo solo che se la bacia e poi aspettiamo. Solo che se loro vogliono un figlio, sarebbe bene che si sbrighino perché ragazzi. Sono già adulti entrambi, quindi cerca di avere un figlio con Naomi. Così quando rimetto a posto la casa, se lei è incinta, ci aggiungo una cameretta. Ci vediamo domani all'incarico del piano dei Villareal. E ce l'hanno fatta al primo colpo, ragazzi. Asciuga qui, Gioia. Ce l'hanno fatta al primo colpo, adesso lo dice a Nox, ma veramente aspettiamo un bambino? Sì, va che panzona che c'ho già! Ok, ragazzi, domani allo speed build dei Villareal. Per forza lo dobbiamo fare per speed build, perché io ci metto una vita l'ammodernamento. Ok, qui c'è da rifare tutto un piano, ragazzi, quindi sarà un'operazione lunga e dolorosa. Bussa alla porta e vediamo con chi parliamo. Cos'è sta villa? Questa è una villa che io non conosco e rifaremo questo piano qui. Andiamoci con cautela. Questa è una villa del gioco perché io non l'ho mai vista. Ok, allora parliamo con i padroni di casa. Quanti sono? Allora, altre scelte? No, che manda via il cliente? Amichevole, presentazione amichevole. Poi è da solo lui? No, c'è anche la ragazza, presentazione amichevole. I Villareal sono due o sono di più? Non ne ho idea. Poi, presentati anche con lei, presentazione amichevole, t'ho detto. Dopodiché parla degli stili, intanto vediamo se c'è qualcun altro e cosa c'è al piano di sopra. Oh, ce n'è un altro qua. Quindi, presentazione amichevole e questa è un'enorme camera da letto. Non mi piace rifare sta casa. Vabbè, allora, poi comincia a chiedere, ah, questo è il ragazzo. Chiedi dei motivi preferiti, poi a lei, ma sono tre adolescenti questi qui. Chiedi di vedere le ispirazioni e a lui vediamo se riusciamo a carpirgli il colore preferito. Altre scelte amichevole. Chiedi degli hobby, chiedi del gusto decorativo. Oh, finalmente gradisce la scrittura, quindi un computer con una bella. E lei cosa gli ha detto? Gradisce l'arredamento campagnolo francese, mi piace assai.
E a lui, a questo punto, amichevole, volevo il colore, vabbè, campagnolo francese, chiedi, non c'è, chiedi il colore, non c'è mai, vediamo se ce l'ha lui, chiedi dei motivi preferiti, l'abbiamo detto, è sempre il ragazzino, chiedi di vedere le ispirazioni, ma gliel'ha già chiesto, vediamo lei, chiedi di vedere le ispirazioni, chiedi dei motivi preferiti e a lui non c'è verso di sapere il colore. Amichevole, chiedi degli hobby, gusto musicale non ci interessa. Oh, abbiamo un colore, oh bello, gradisce la recitazione, gradisce la scrittura, gradisce il colore rosso, perfetto, manda via il cliente. Ma questa sarà una ristrutturazione veramente lunga e laboriosa, tutto il piano, per cui ve la farò vedere nel prossimo episodio. Per ora vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao!